Salve a tutti ragazzi, benvenuti dopo i video un po' pazzi degli scorsi giorni. Cominciamo a fare le cose serie perché le tre è ormai insomma ai nastri di partenza e nella nottata di oggi per voi, nella giornata di domani per noi, cominceranno le conferenze che daranno l'avvio all'edizione 2014 dell'Electronic Entertainment Expo. Con questo nostro video noi vogliamo quindi raccontarvi quello che è il nostro calendario e quindi tutti gli appuntamenti che non dovete perdere per seguire le tre di Los Angeles insieme a noi di EveryEye.it. Prima di tutto vogliamo ricordarvi che tutti i giorni delle tre potrete connettervi sulla pagina www.everyeye.it/live per passare un'ora in diretta con noi della redazione. In questi appuntamenti vi racconteremo quelle che sono le nostre aspettative e le nostre impressioni sui titoli che abbiamo giocato e ovviamente risponderemo in diretta alle vostre domande e alle vostre curiosità. Ma non finisce qui, perché un'altra grande novità di quest'anno è anche il commento in diretta delle conferenze. Quindi, sempre collegandovi alla pagina www.everyeye.it/live, all'orario di ciascuna delle conferenze, troverete lo streaming della conferenza, ma commentato ogni volta da due membri della redazione, che qui dalla casa di Los Angeles faranno un commento dal vivo di quanto sta accadendo. Ne approfittiamo anche un po' per ricordarvi quelli che sono i giorni e gli orari delle conferenze, naturalmente tutto in ora italiana, così che possiate prepararvi a collegarvi alla nostra pagina delle dirette. Come sempre, come ogni anno, si comincia con Microsoft, quindi 9 giugno, ore 18:30, per la conferenza tutta dedicata ad Xbox One. Segue poi alle 22, sempre del 9 giugno, Electronic Arts. Si passa poi alla mezzanotte con Ubisoft e alle 3 di notte, ormai del 10 giugno, con Sony. Sempre il 10 giugno, ma alle 18, sempre ora italiana, sarà la volta di Nintendo, che ricordiamo non terrà una conferenza tradizionale, bensì un digital event, ma comunque lo commenteremo per voi. In home page comunque potrete trovare il calendario con tutti i link alle nostre dirette, quindi ricordatevi che se volete seguire le tre con un commento italiano potrete farlo su EveryEye.it. Dopo le conferenze di apertura si passa quindi alle tre vero e proprio. Martedì a mezzogiorno, ora locale, aprirà infatti lo show floor del Convention Center. I padiglioni East e South ospiteranno tutti i publisher più importanti che mostreranno le loro line-up dei titoli attesi per il 2014 o ormai anche per il 2015, visti i numerosi rimandi degli ultimi giorni. Martedì 10 giugno abbiamo un sacco di appuntamenti, sarà la giornata più densa per noi e contiamo di farvi avere un coverage veramente spettacolare. E si parte subito alla grande con la lineup di Electronic Arts. Vedremo naturalmente Battlefield Hardline, vedremo Star Wars Battlefront, Dragon Age Inquisition, non dimentichiamolo, ma anche il reboot di Mirror's Edge. Finalmente. Esatto. E FIFA 15, ovviamente. Si continua con la lineup di Ubisoft, quindi Assassin's Creed Unity, Far Cry 4, ma anche una nuova IP di cui non sappiamo nulla per adesso. Passiamo poi a Activision Blizzard, quindi Destiny, specificamente nella modalità PvP e nella modalità Strike. Poi Sony con Drive Club ed una nuova IP, anche in questo caso non sappiamo di cosa si tratta. Potrebbe però trattarsi del tanto rumoreggiato Project Beast. Noi abbiamo un appuntamento di un'ora in cui potremo fare anche delle domande al team di sviluppo e quindi vi faremo sapere di che cosa si tratta. Sempre martedì 10 continueremo alla grande con la lineup di Warner Bros. In cui vedremo il nuovo Batman Arkham Knight nonostante sia stato rimandato recentemente al 2015. Ci sarà anche un nuovo titolo di Bethesda, molti utenti si aspettano Fallout 4, staremo un po' a vedere, noi puntiamo un po' di più sul Battle Cry, nuovo titolo annunciato di recente. Martedì vedremo anche The Witcher 3, il grande capolavoro GDR di CD Projekt. E finiremo la giornata con un titolo abbastanza importante per l'utenza Nintendo che è il nuovo Super Smash Bros. Avremo un Q&A in cui potremo porre delle domande agli sviluppatori e quindi ne sapremo di più finalmente su quello che potrebbe essere un'altra grande esclusiva in arrivo sulle console Nintendo. Mercoledì 11 giugno non sarà da meno, gli appuntamenti sono veramente tanti. Torniamo subito con Ubisoft e The Division, la cui data d'uscita è ancora assolutamente in un limbo, addirittura alcuni vorrebbero il 2016, insomma magari ne sapremo qualcosa di più e sicuramente vedremo un po' più del gameplay di questo titolo che si pronuncia rivoluzionario sotto tanti aspetti, tra cui quello grafico. Passiamo poi a Crytek con l'IP appena annunciata Hunt, arriveremo poi a Microsoft che presenterà un nuovo titolo e
anche in questo caso non ne sappiamo nulla. E poi uno dei pezzi grossi veramente della giornata sarà The Phantom Pain, quindi il nuovo Metal Gear Solid. È stato comunicato che verrà mostrata mezz'ora di gameplay, quindi insomma arriveremo con delle informazioni veramente corpose sul titolo. Sempre mercoledì 11 giugno abbiamo un paio di nuove IP non ancora annunciate. Ce n'è una di Square Enix e una di Deep Silver. Speriamo che si rivelino delle belle sorprese. Continueremo poi a fare il nostro giro degli stand passando per quello Capcom. Speriamo che la software house nipponica abbia qualcosa in serbo per questo E3 2014. Ci saranno anche i titoli di 2K, quindi oltre al nuovo capitolo di Civilization potremo vedere Borderlands The Pre-Sequel. Le nostre aspettative non sono molto alte, non essendo un capitolo sviluppato da Gearbox, ma ci aspettiamo magari qualche sorpresa. Concluderemo la giornata passando allo stand Nintendo. Siamo davvero curiosi di sapere che cosa la grande N ha in serbo per il suo Wii U, ma anche per il 3DS. Ci sarà infatti un Q&A dedicato a un titolo non ancora annunciato per la console portatile e siamo davvero ansiosi di scoprire quale sarà la perla che si aggiungerà alla lineup della piccola console tascabile. E si chiude poi con giovedì 12 giugno, l'ultimo giorno di fiera. Ci concentreremo tantissimo sul PC, quindi appassionati PC non perdetevi assolutamente la giornata del 12. Cominciamo con Elite Dangerous, continuiamo con Pillars of Eternity, poi Shroud of the Avatar, quindi tutte creature del crowdfunding. Quindi insomma una giornata veramente importante per chi magari ha investito un po' di soldi su Kickstarter e affini. Nell'ultima giornata delle tre faremo anche un po' di interviste che poi potrete vedere in formato video e ovviamente anche in formato testuale nella settimana successiva all'evento Los Angelino. Quella più importante forse è quella di Destiny. Dopo che avremo provato il titolo nel corso della prima giornata della fiera, potremo fare qualche domanda magari un po' spinosa a uno dei team più apprezzati della scena videoludica. Sempre giovedì dedicheremo ampio spazio anche alle produzioni indie, ci recheremo al padiglione dell'Indiecade dove troveremo alcune delle produzioni più interessanti in arrivo ovviamente su PC ma anche su PlayStation 4 e poi faremo un giro per lo stand di Devolver Digital che è il publisher di produzioni del calibro di Broforce e Hotline Miami 2 che siamo veramente ansiosi di provare. Quindi non perdetevi le 3 di EveryEye, vi ricordiamo ancora una volta le dirette quotidiane alle 17 ora italiana e ovviamente tutti i giorni potrete trovare sulle nostre pagine articoli di impressioni su tutti i titoli che proveremo nel corso della fiera. Speriamo con questo breve video di avervi dato un'idea abbastanza precisa di tutto quello che succederà nei prossimi giorni. Naturalmente vi ricordiamo anche che la lista in realtà delle cose che vedremo è molto più lunga, vi abbiamo dato soltanto gli elementi più importanti ma ce ne sono moltissimi altri, quindi assolutamente controllate spessissimo l'homepage nei prossimi giorni perché tra articoli, anteprime, video anteprime, interviste ci sarà veramente di tutto. Magari iscrivetevi anche al nostro canale YouTube così da ricevere le notifiche sui nuovi video che verranno pubblicati, che saranno veramente tanti nei prossimi giorni. Speriamo veramente che sia un E3 appassionante e che dire, ci vediamo nei prossimi giorni in homepage. Ciao a tutti ragazzi!